Onibaba è un demone del folklore giapponese. Ha le sembianze di una donna anziana, ma in realtà è un demone affamato di carne umana. Come le altre creature della mitologia giapponese, anche Onibaba ha una storia drammatica alle sue spalle. Si racconta infatti che un tempo fosse una tata a cui era stato assegnato un compito parecchio impegnativo. La figlia dei genitori presso cui lavorava la tata era affetta da una strana malattia. All'età di 5 anni, infatti, non era ancora riuscita a parlare e il medico disse che per curarla avrebbe avuto bisogno di un fegato di un bambino non ancora nato. La tata, prima di partire per la sua missione, regalò a sua figlia un amuleto per poi viaggiare alla ricerca di una donna incinta. Dopo mesi di fallimenti, decise che avrebbe aspettato una donna in dolce attesa ad Achigahara. Passarono molti anni e un giorno arrivò una donna incinta. La tata la appese e strappò il fegato del feto che la povera donna portava in grembo. Solo allora notò l'amuleto che indossava quella donna. Era quello che la tata aveva donato a sua figlia molti anni prima. La tata aveva ucciso la sua stessa figlia. Per il dolore e la disperazione si trasformò in uno yokai, affamato di carne umana.